Quello che vi andrò a raccontare nel seguito del video nasce da un confronto fatto con un amico in merito all'amore. Secondo voi, l'amore esiste ancora? Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Elisa e questo è sempre il mio canale. Come sempre, prima di partire in quarta, vi ricordo che se siete capitati per caso sul mio video, vi direi prima di tutto, per decidere se iscrivervi o meno, andate a vedervi il mio primo video, di modo che in linea di massima riuscite a capire un po' di che cosa si parla. E poi il secondo che dovreste andare a vedere è Sacro e Profano, che vi sarà sempre lasciato il link, e anche lì è un altro pezzo di che cosa si parla. Oggi, per chi magari già mi segue, siamo nell'angolo Sacro e Profano. Perché? Perché oggi, come vi ho anticipato, si parlerà qualsiasi, come si dice, verbo ho usato passato, presente e futuro, perché in effetti se ne parlava, si parla e se ne parlerà dell'amore. Se insomma, secondo voi, l'amore è quello come siamo stati abituati, non so, a vedere nei film dei film d'amore, cioè, logicamente non quelli del giorno d'oggi, ma quelli un po' più vecchiotti. Se insomma l'amore è quello lì descritto dai film, descritto nei romanzi, descritto ovunque, se secondo voi esiste davvero? Questa domanda nasce perché un paio di settimane fa stavo parlando con un amico in merito, insomma, alle solite cose, insomma, le solite chiacchiere di paese, tutte queste cose qua. E lui mi dice: "Ma insomma, Ele, ma tu credi davvero che la gente cioè, si ama ancora, o meglio, voglia davvero passare tutta la vita solo con una persona?" E inizialmente, visto che comunque io, vi racconto un'altra parentesi di me, sono una, diciamo, non all'antica, però che mi piacciono proprio le cose plateali. Cioè, io ad esempio sono una che quando guardo i video del tipo che gli fanno le proposte di matrimonio, quelle lì super mega americanate, con tanto di sorpresa inaspettata, oppure, non so, la classica serenata sotto casa, le scritte sotto casa, tutta questa cosa qua a me sono sempre piaciute e ancora al giorno d'oggi mi piacciono ancora. Quindi spero che tra di voi ci sia ancora gente che le fa. E gente che le riceve, perché la sottoscritta no. Quindi magari se sento qualcuno che magari le riceve o le fa, mi fa insomma piacere sapere che esistono ancora queste persone. E quindi insomma io amo tutto quello che è, diciamo, il romanticismo. Però essendo, ecco perché sono qua nella parte sacro profano, perché comunque poi mi piace anche tutto il resto del contesto, diciamo, un po' meno sacro, ma questi sono altri discorsi. E quindi oggi mi trovo qua per questo motivo, perché è una discussione, secondo me, un po' sacra, perché si parla comunque dell'amore, che è una cosa bella e tutto quanto, ma anche del profano, perché quella pulce che mi ha messo nell'orecchio sto ragazzo, insomma, mi ha fatto un attimino pensare e rivalutare un po' effettivamente le cose che sono successe anche a me a livello personale, comunque nel corso della vita. La domanda che mi ha lasciato basita e che ha trovato risposta nella mia vita è stata appunto questa: se secondo me le persone stavano davvero insieme tutta la vita ad un'altra persona per amore, o comunque sia perché la società, e siamo sempre qua, ti dà certi canoni, diciamo, da rispettare. Questi canoni, come sappiamo tutti, sono ovviamente se arrivi ad una certa età, una certa età. Se diciamo arrivi a un'età X in cui, non so, non sei fidanzata, non sei sposata, non convivi, non sei niente,
cominciano logicamente le storie, ma come mai? Ma perché non ti sei fidanzata? Perché non lo sei? Perché questo? Perché quello? Poi, e lì mille spiegazioni, che uno semplicemente può anche decidere di star bene da solo. E ricordate questa frase perché tornerà poi utile durante il discorso. Quindi una persona può decidere di star bene anche da sola. Poi ci sono raggiungi, non so, magari invece convivi, sei fidanzata, sei sposata da qualche anno, subentra la classica domanda: come mai non avete ancora figli? E secondo me questa è la domanda più ignorante che una persona possa fare ad un'altra persona. Perché qua, cioè, indipendentemente che uno può essere per scelta, perché ha dei problemi, perché magari ci sono 100.000 motivazioni che una persona non è costretta, diciamo, ad espandere su manifesti le proprie motivazioni, per cui insomma un figlio magari come la sottoscritta a 35 anni non ce l'ha ancora. Ci possono essere un miliardo di motivazioni, però quella classica domanda io mi metto sempre nella parte che se dall'altra parte effettivamente si trovano persone che magari purtroppo hanno dei problemi, questa domanda se dovesse succedere a me non so come sarei in grado di rispondere ad una persona che mi chiede una cosa del genere. Quindi anche lì, insomma, un po' di tatto magari nella vita. Ad ogni modo, questa domanda ha trovato confronto positivo anche a livello, appunto, come vi dicevo, delle mie esperienze. In quanto effettivamente, così facendo un passaggio veloce di quelle che sono state le mie, insomma, esperienze, effettivamente la domanda non è così stupida, perché quante persone sposate, fidanzate, con famiglia fanno i marpioni o fanno comunque le marpione, perché è tutto un insieme, cioè c'è la parte dell'uomo ma c'è anche la parte della donna. E quindi effettivamente pensavo, dicevo, cavoli, io se guardo le persone come si sono comportate con me, ho conosciuto un sacco di persone effettivamente sposate, con famiglia, con bambini, che ci provavano spudoratamente. E io dico solo una cosa: il fatto della scelta dell'essere da soli, a volte una persona, se guarda davvero il mondo che c'è fuori, dice: se sono da sola, sono sicura al 100% che non sarò tradita, che non succederà di trovare comunque problemi sulla strada, insomma tutte queste cose. E quindi anche le persone più romantiche di questo mondo iniziano a perdere un attimino la fiducia in quello che è l'amore, perché effettivamente è proprio così. Io vedo un sacco di persone che hanno fatto questo con me. E pubblicano costantemente foto di amore eterno in ogni social, si fanno vedere la classica casa del Mulino Bianco senza problemi, senza nulla, senza quanto. E tu che hai vissuto la provocazione di queste persone e vedi da fuori, dici: ma effettivamente l'amore è questo? Perché se l'amore è questo, che è solamente apparenza, che è solamente il fatto di occupare una posizione per non sentirsi soli, è quello di, diciamo, avere, tra virgolette, un posto sicuro, comunque sì, una persona che comunque so che è lì. Poi però, oltre a questa persona, ce ne sono tante altre che posso avere lì. E quindi, effettivamente, a volte se si mette sul piano della bilancia chi decide di essere da solo e quindi pensarla come questo mio amico, e chi invece fa la parte dei super innamorati, quando poi invece alla fine probabilmente dà più amore, diciamo, la persona che ti dice: io vengo con te per una notte, mettiamola così, perché questo è il mio modo di vedere le cose, e quindi dall'altra parte la persona accetta o meno, che
quelle persone che si fingono costantemente innamorate e poi spopolano di strombazzate ovunque. Ovviamente io in tutto questo non voglio fare la morale a nessuno, perché io sono sempre dell'idea che comunque da una parte c'è chi ci prova, ma dall'altra c'è anche insomma chi ci sta. Quindi il peso è comunque pareggiato, diciamo, il peso della responsabilità è pareggiato. Sì, ok, è vero tutto questo, che probabilmente l'amore vero tentenna un attimino, però dall'altra parte, quando si è una coppia, bisogna essere in grado anche di mantenere sempre vivo, insomma, quello che è il rapporto. Perché anche qua conosco un sacco di persone, di coppie, che comunque una volta stabilizzata la loro unione, mettiamola così, basta, si placano in una vita che non dà più stimoli. E io credo che il tradimento a volte parte anche da questo. Io non giustifico chi tradisce e non giustifico chi è tradito, perché anche qua credo che la bilancia pesi da entrambe le parti. Penso che il mantenere sempre attivo e vivo un rapporto sia la base fondamentale. Con questo non dico che se vi siete conosciuti a 18 anni in discoteca, per mantenere vivo il rapporto ogni sabato sera dovete andare per forza in discoteca perché l'amore vostro è sbocciato lì. Non sto dicendo questo. Però a volte tante piccole stupidate che possono sembrare poi stupidate nel corso degli anni, ma in realtà a volte fatte al momento giusto sono quelle che comunque, a mio avviso, fanno continuare a vivere quello che è l'amore, la relazione, anche solamente il fatto che, ne so, arrivi a casa la sera, mille problemi, magari è stata una giornata snervante e tra parentesi, ripeto, vale sia per l'uomo che per la donna, perché queste attenzioni piacciono agli uomini come piacciono alle donne. E quindi, tipo, non so, magari arrivi a casa, trovi, non so, apri la porta e trovi tutta, non so, una stradina di candele che arriva direttamente, non so, al bagno con una vasca bella preparata, con tutte le candele, la vasca tiepida, con giusto quel bagno schiuma super profumato, e lì il vostro amore, insomma, che vi aspetta. Cioè, non serve chissà che cosa, tre candele. Poi, logicamente, dipende ad una coppia cosa piace. Magari uno piace che il loro rapporto rimane vivo, che quando tipo apri la porta, l'altro lo prende a scarpate in faccia. Cioè, è tutto relativo. Io sto dicendo per come sono io. Quindi, secondo me, queste cose servono a dare comunque sempre quello spirito in più e far capire che, insomma, dall'altra parte si è sempre apprezzati, si è sempre voglia comunque di continuare a conoscersi, di continuare a mantenere vive quelle cose che altrimenti, ripeto, con il tempo trovano una linea piatta e va appunto a morire. Quindi, morale della situazione, cosa ne pensate voi dell'amore dei giorni nostri? Cioè, voi siete ancora quelle persone che effettivamente si innamorano perché credono in quello che rappresenta l'amore, o siete più dalla parte di quelli che invece dicono sì, l'amore c'è finché ce n'è? E poi, ok, avanti un altro o avanti un'altra, perché comunque l'amore è questo, non soffermarsi su una persona perché poi ci si annoia, perché poi si stufa e quindi diventa magari una relazione di comodità, una relazione di sicurezza o una relazione semplicemente per non sentirsi soli. Per non sentirsi soli. Ecco, sì, questo pezzo canterino magari lo taglieremo. L'amore, a mio avviso, non è semplicemente accontentarsi per non sentirsi soli. L'amore è qualcosa che cresce da entrambe le parti. Bisogna viaggiare nella stessa direzione e quando magari uno dei due sbanda,
bisogna essere in grado di riportarlo o riportarsi entrambi comunque sulla corsia corretta. Le titubanze ci possono essere perché ogni età ha i suoi problemi, ha le sue menate, ha il suo tutto, però a volte bisogna anche stringere i denti e andare avanti. Quindi non accontentatevi solamente per non restare da soli, perché a volte fate più male che bene a voi stessi e soprattutto anche alle persone che avete vicino. Se vivete la vita di coppia, vivetela come una vita di coppia. Se invece è solamente una vita di coppia perché è di fatto e perché è giusto così, magari ogni tanto rifletteteci. E comunque io ho niente. Io aspetto le vostre risposte, vi saluto, vi mando un bacio gigante e alla prossima. Ciao!